condanna ad 1 anno e 8 mesi per Ilyas Adouz, il ventenne marocchino arrestato nel 2018 a Fossano perché propagandava l'ISIS sui social. Cuneo ha festeggiato i 205 anni dell'Arma dei Carabinieri, emozione per il comandante italiano prossimo al trasferimento. Il neopresidente della regione, Alberto Cirio, promette attenzione per le criticità della Granda. Servono grandi opere, ma anche interventi per la viabilità. Nel weekend Racconigi ospita il 5° raduno bandistico nazionale. Si festeggiano anche i 30 anni di gemellaggio con la città francese di Bonneville. Un saluto dalla redazione di Telegranda, ben ritrovata ad una nuova edizione del nostro notiziario. In apertura la cronaca, 1 anno e 8 mesi, e questa la condanna decisa dal Tribunale di Torino per Ilyas Adouz, il ventenne marocchino che venne arrestato nel 2018 a Fossano perché inneggiava all'ISIS attraverso i canali social. Ad aprile era anche già stato espulso dall'Italia. I dettagli nel servizio. 1 anno e 8 mesi e la condanna decisa dal Tribunale di Torino per Ilyas Adouz, arrestato 1 anno fa a Fossano con l'accusa di istigazione a delinquere e in particolare per aver fatto propaganda all'ISIS. Il giudice di Torino lo ha condannato per istigazione a delinquere, ma lo ha assolto dall'accusa di partecipazione ad associazione con finalità terroristica. Adouz, che all'epoca dell'arresto aveva 19 anni e adesso ne ha 20, originario del Marocco, dove ora si trova. Dopo l'arresto, infatti, era finito prima in carcere a Torino, poi al CIE, il centro di identificazione ed espulsione, ed infine ad aprile scorso era stato scarcerato ed espulso dall'Italia. Il mandato del suo arresto arrivava dalla Procura di Roma. Ad ammanettarlo erano stati i carabinieri del ROS e il comando dell'arma di Fossano. Adouz si sarebbe radicalizzato in casa, a Fossano, frequentando chat integraliste su smartphone e PC. Attraverso numerosi account Facebook, Twitter ed Instagram, avrebbe portato avanti un'intensa propaganda jihadista inneggiando al martirio. Social dove si faceva chiamare Yas el Maghrebi, il nome di Allah, sarebbe anche stato pronto ad emulare le gesta dei combattenti. Ancora la cronaca: è morto sul traghetto che lo stava riportando a casa dalla Sicilia Aurelio Cagliero, 60 anni, di frazione Casà di Monticello d'Alba. Aveva appena partecipato al tour Moto Travel insieme agli amici del motoclub 100 Torri di Alba, di cui faceva parte. A stroncarlo un improvviso malore che lo ha colto appena salito sul traghetto che da Palermo era diretto a Livorno. Tempestivi i soccorsi, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per Aurelio Cagliero, fabbro con attività a Santa Vittoria d'Alba e con la grande passione per i motori. Il rosario si terrà domenica nella sua abitazione alle 21, il funerale invece in programma lunedì 10 giugno alle 16 nella chiesa di San Grato in frazione Casà di Monticello d'Alba. La famiglia ha chiesto ai suoi amici motociclisti di andare al funerale con le loro moto, così come avrebbe voluto Aurelio. Cambiamo argomento, parliamo ora dei 205 anni dell'Arma dei Carabinieri, festeggiati in tutta Italia, naturalmente anche a Cuneo. La cerimonia si è svolta nella caserma del comando provinciale, la caserma Gonzaga, ed è stata una cerimonia emozionante e molto partecipata. Vediamo. L'Arma dei Carabinieri ha spento 205 candeline. Il compleanno è stato festeggiato in tutta Italia, anche a Cuneo, dove le celebrazioni si sono svolte all'interno della caserma Gonzaga di Corso Soleri, sede del comando provinciale. Schierata di fronte alle massime autorità civili, militari e religiose, una rappresentanza dei carabinieri delle 8 compagnie e delle 75 stazioni della provincia di Cuneo, presente anche il neopresidente della regione Piemonte Alberto Cirio, insieme al sindaco di Cuneo e presidente della provincia Federico Borgna e a numerosi altri primi cittadini della Granda.
Partecipata ed emozionante la cerimonia, aperta dai messaggi del comandante generale dei Carabinieri Giovanni Nistri e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato ha elogiato l'operato dei Carabinieri, da sempre protagonisti del lungo cammino della storia d'Italia, per la loro dedizione al bene comune e per il presidio espresso dei valori più alti della nostra comunità: la libertà, l'unità, la coesione sociale, la legalità. Concetti ribaditi nel proprio discorso da un emozionato colonnello Rocco Italiano, comandante provinciale prossimo al trasferimento, che ha ringraziato i suoi uomini per i 3 anni trascorsi in Granda, dicendosi orgoglioso di averli potuti dirigere. Durante i festeggiamenti sono stati resi noti alcuni dati riguardanti l'operato dei Carabinieri in provincia di Cuneo nell'ultimo anno. Nel periodo che va da giugno 2018 a maggio 2019, i reparti del comando provinciale hanno proceduto per oltre il 97% dei reati, hanno svolto 51.808 servizi preventivi che hanno consentito il controllo di 194.077 persone, hanno perseguito 14.700 reati, segnalando all'autorità giudiziaria circa 5.000 autori di reato e arrestando 449 persone. La cerimonia si è conclusa con la consegna dei riconoscimenti speciali ai carabinieri che si sono particolarmente distinti in operazioni di servizio. Restiamo ai festeggiamenti per i 205 anni dell'Arma dei Carabinieri. Come avete sentito nel servizio, si è trattata dell'ultima celebrazione cuneese a cui ha partecipato il comandante provinciale Rocco Italiano, che dopo 3 anni in Granda, in settembre, nel mese di settembre, sarà a Milano per guidare il 3° Reggimento Carabinieri Lombardia. Molto commosso ha parlato ai nostri microfoni di questi anni in Granda, che definisce meravigliosi. Nel prossimo servizio sentiremo poi anche l'intervista realizzata al sindaco di Cuneo, presidente della provincia, Federico Borgna, che parla del legame tra il territorio e i carabinieri. Comandante, tanta emozione e commozione anche per lei, è una festa speciale questa. 205 anni, i compleanni vanno festeggiati, ma anche per ricordarci l'orgoglio dell'appartenenza a questa splendida istituzione. L'emozione perché questa è la mia festa, ultima festa dell'Arma qui a Cuneo. Sono stato destinato a un incarico di prestigio, ma lontano da Cuneo, per cui l'emozione di essere stato qui 3 anni, di aver trascorso 3 anni straordinari con un gruppo di carabinieri meravigliosi. Hanno fatto bene il loro lavoro, molto c'è da fare, ma lo hanno fatto con grandissima passione, entusiasmo, spirito di servizio, senza lesinare alcuna risorsa. Insomma, sono stati anni per lei belli, che si ricorderà, in cui si è creato anche una bella condivisione, no? con i cittadini, con la comunità cunese. Assolutamente, ma l'Arma dei Carabinieri fa parte delle comunità a cui appartiene, nelle comunità in cui vive. I carabinieri fanno parte della loro storia, delle loro emozioni. Noi ci siamo e ogni cittadino sa che può rivolgersi al carabiniere, perché nel carabiniere troverà un punto di riferimento fondamentale. Sindaco, presidente della provincia, oggi in vesti diverse perché è importantissimo rappresentare la vicinanza, no, dell'Arma dei Carabinieri al territorio. Sì, i carabinieri, tutte le forze dell'ordine, ma i carabinieri per la loro diffusione capillare sul territorio sono davvero un punto di riferimento per tutti quanti i cittadini. La loro presenza dà sicurezza, e anche in una provincia dove insomma non ci sono temi particolari rispetto all'ordine pubblico e alla sicurezza, comunque credo che la sicurezza percepita, insomma, diciamo che la loro presenza, la loro vicinanza aiuta molto nel far sentire tutti quanti noi cittadini più sicuri. Pagina politica, mercoledì 5 giugno si è tenuta la prima riunione della nuova giunta comunale di Saluzzo. Il vice sindaco uscente Franco De Maria è stato riconfermato nella sua carica e ha mantenuto le deleghe già ricevute nello scorso mandato amministrativo: programmazione finanziaria, politiche tributarie e tariffarie, ambiente e sport. Attilia Gullin è stata riconfermata assessore con delega alle politiche culturali e alle pari
opportunità. Andrea Momberto si occuperà invece di promozione locale e territoriale, politiche di partecipazione e sviluppo di comunità, mentre a Francesca Neberti il sindaco ha confermato le deleghe già ricevute 5 anni fa, sviluppo, attività economiche, mercati e fiere. La new entry, Fiammetta Rosso, è stata nominata assessore con delega alle politiche sociosanitarie, l'istruzione, l'educazione, alla pace, alla legalità e politiche di integrazione. Vedete appunto, avete visto la giunta al completo in questa prima riunione, in questa foto che vi abbiamo proposto. Restiamo alla politica, ma ampliamo il raggio parlando di Regione Piemonte, proponendovi un'intervista che abbiamo realizzato proprio in occasione della festa dei carabinieri a Cuneo, di cui abbiamo ampiamente parlato in precedenza, in cui era presente anche il neo eletto presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a cui abbiamo chiesto quali siano le priorità su cui intervenire per quanto riguarda la provincia di Cuneo. Sentiamo cosa ci ha risposto. Strette di mano, abbracci, è il momento dei festeggiamenti anche per la sua vittoria, Presidente della Regione, anche qua nel territorio cuneese, una delle prime apparizioni. Una delle prime apparizioni, scusate se rubo la camera, la faccio con questo signore qua. Sapete chi è questo signore qua? Questo signore qua è un reduce di Russia, è uno di quei pochi che è tornato dalla Russia. In Russia noi abbiamo perso migliaia di giovani italiani, piemontesi e cuneesi che non sono ritornati per la nostra libertà, e oggi che festeggiamo i carabinieri ricordiamoci della nostra libertà, di chi tutti i giorni con la divisa combatte per noi. Sono più belle le loro vittorie che le mie oggi, e quindi grazie della fiducia a tutta la provincia Granda, ma la vittoria mia la dedico alla mia terra e a questi signori qua, i reduci della nostra Russia. Brevissimamente, ancora una battuta, cosa si può fare di più per la provincia Granda dal suo ruolo di Presidente della Regione? Ma di più sarà facile fare, perché la provincia di Cuneo purtroppo si è sempre fatto poco, per cui noi abbiamo da completare il Tenda, abbiamo da completare l'Asti Cuneo, abbiamo da completare l'ospedale di Alba Bra, abbiamo da finalmente partire con la tangenziale di De Monte, abbiamo la tangenziale di Mondovì, abbiamo tante opere da realizzare, ma soprattutto abbiamo un sistema della viabilità provinciale con strade che vanno a pezzi, perché le strade non sono più di nessuno. Allora noi partiremo da qui, dalle grandi opere, ma anche dalle strade che quotidianamente percorrono gli scuolabus con i nostri bambini o i nostri lavoratori o noi stessi quando andiamo e ci muoviamo con le nostre famiglie. Quindi un grande piano straordinario per la grande viabilità cuneese, ma anche per le strade di tutti i giorni. Restiamo a Cuneo, parliamo di una questione di cui si è discusso tanto negli scorsi mesi, quella di Piazza Europa, dove l'amministrazione ha deciso di costruire un parcheggio sotterraneo. Non sono mancate le polemiche, le proteste di alcuni cittadini, la formazione anche di un'associazione di piazza in piazza che ha annunciato in questi giorni il ricorso al TAR con una lettera che vi leggiamo. L'associazione di piazza in piazza ha presentato ricorso al TAR contro la decisione dell'amministrazione di Cuneo di realizzare un parcheggio sotterraneo in Piazza Europa, eliminando una strada senza la necessaria e preventiva delibera del Consiglio Comunale. È finita così perché i nostri amministratori hanno ritenuto di non prendere in considerazione le opinioni ed in particolare le 3.000 firme dei cittadini. Abbiamo preso questa difficile decisione perché in piazza e sotto i portici siamo stati esortati da tantissime persone a non mollare. Ora chiediamo alla gente di Cuneo di continuare a sostenerci per quello che può, partecipando anche alla raccolta fondi che servirà alle prime spese processuali. Tutto questo per tutelare un bene comune, patrimonio di tutti i cittadini. Sono anche indicati alcuni giorni, orari in cui si possono trovare i rappresentanti di questa associazione in città: venerdì 7 giugno in Corso Dante dalle 10 alle 12, dalle 17 alle 19, sabato 8 giugno in via Roma di fronte a Zara dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Quindi dunque questi sono gli appuntamenti per chi vorrà parlare e manifestare la propria solidarietà ai rappresentanti di questa associazione. Cambiamo argomento, parliamo di scuola. Oggi all'ITIS di Cuneo si è svolto il Career Day. Gli studenti delle classi quinte si sono potute mettere alla prova a suon di colloqui di
lavoro. A proporli sono state 45 aziende del territorio. Oggi all'ITIS di Cuneo si svolge il Career Day, di che cosa si tratta? Allora, è un'iniziativa che abbiamo preso coraggio di mettere in atto, insomma, perché ci siamo accorti dell'esigenza di mettere a confronto diretto azienda, quindi mondo del lavoro e mondo della scuola. Sentendo un po' il parere delle aziende che collaboravano con noi già per l'alternanza scuola-lavoro, ci siamo resi conto che c'era proprio l'esigenza di portare direttamente i ragazzi che stanno per terminare, quindi sono prossimi alla maturità, a contatto con l'azienda, quindi attraverso questa giornata loro faranno dei colloqui proprio selettivi e quindi avranno modo per la prima volta di approcciarsi, insomma, alle aziende. Ecco, quanti studenti più o meno coinvolti e quante aziende coinvolte? Allora, le aziende sono 45 e ci sono anche delle agenzie per l'orientamento al lavoro e delle scuole di perfezionamento post diploma. I ragazzi coinvolti sono 160 lì circa, quindi è stato un tour continuo che sta ancora proseguendo adesso. Simulazione di un colloquio di lavoro, il torturato è Filippo. Filippo, quanti anni hai? 18. Che cosa speri di trovare oggi qui? Spero di trovare una possibilità lavorativa per quello che sto studiando. Cosa stai studiando? Informatica. Come si svolge un colloquio di lavoro? Colloquio di lavoro, in 20 anni ne ho fatti parecchio, dipende tanto dalla persona che hai di fronte, effettivamente dipende anche dall'età. Io personalmente, al di là del curriculum che leggo prima di fare il colloquio, mi piace molto sentire cosa ha da dirmi il candidato e capire quali sono le motivazioni che lo spingono a fare questo tipo di colloquio. Quanto può durare un colloquio? Ma un buon colloquio dura almeno una mezz'oretta. Se il colloquio dura meno di mezz'ora ho qualche problema, perché vuol dire che effettivamente la persona non ha risposto in modo così puntuale o comunque non mi è venuta dietro, non mi ha seguito. Ci sono stati dei colloqui che sono durati addirittura un'ora e poi siamo andati a prenderci un caffè, per cui effettivamente la durata media comunque è di una mezz'oretta. Quale consiglio hai, Filippo? Allora, il consiglio che posso dare è sicuramente la prima cosa, una buona stretta di mano, quindi la buona stretta di mano vigorosa e guardando negli occhi il tuo interlocutore è un buon inizio. E poi ribadisco, parla tanto di te, parla delle tue passioni, parla di quello che ti muove e ti porta qui. E il consiglio che posso dare specialmente a un giovane è non mettere lo stipendio come primo argomento. Filippo, è il tuo primo colloquio? Sì, è il mio primo colloquio di questo tipo, sì. Noi l'abbiamo un po' interrotto, che sensazione provavi prima di entrare qui? Ma la sensazione è, diciamo, sicurezza verso la tipo di disciplina che abbiamo fatto a scuola, quindi più o meno so cosa vado incontro, poi naturalmente essendo l'azienda un tipo, una realtà nuova, bisogna sempre capire chi è l'interlocutore, come ragiona, il tipo di atteggiamento da avere, poi essendo il primo colloquio è sempre un po' tutto sul forse. La Fondazione Sordella ha donato un ecografo di ultimissima generazione alla struttura di medicina fisica e riabilitazione dell'ospedale di Fossano. La consegna formale è avvenuta oggi, giovedì 6 giugno, e l'apparecchiatura è pronta per l'utilizzo, con personale già formato. Marco Querce, il direttore della struttura, che comprende tutta l'area nord dell'ASL Cuneo 1. Queste le sue dichiarazioni. Ringrazio il donatore e la direzione generale che ha approvato e condiviso con noi questa scelta. Da oggi disponiamo in via esclusiva come reparto di un'apparecchiatura all'avanguardia che consentirà diagnosi più accurate e un valido aiuto anche per le terapie. Soddisfatto il direttore generale dell'ASL Salvatore Brugalette, e soddisfatto anche Davide Sordella, presente in doppia veste come sindaco e presidente della fondazione. Ringrazio la mia famiglia per aver condiviso l'idea di questa donazione, ha detto. Siamo sicuri di aver fatto un buon investimento. E nella foto avete visto i momenti in cui c'è stata questa consegna nell'ospedale di Fossano. Cambiamo ancora argomento. Nel weekend Racconigi ospita il 5° raduno bandistico nazionale, un appuntamento importante nel quale verranno anche festeggiati i 30 anni di gemellaggio con la città francese di Bonneville.
Reviglio, l'8 e il 9 giugno a Racconigi andrà in scena il 5° raduno bandistico nazionale. Spieghiamo che cosa si potrà vedere, in che cosa consiste questa manifestazione così apprezzata e così rodata, possiamo dire. Allora, il fatto che lo chiamiamo raduno bandistico direi che è anche leggermente riduttivo, in quanto è così una panoramica su quello che è oggi il mondo delle bande. Quindi non ci sono solo bande tradizionali, ma abbiamo le marching band stile americano, le street band, gli sbandieratori, le majorette e naturalmente le bande tradizionali. E questo è il 5° anno che lo facciamo, finora abbiamo avuto un buon successo, speriamo di continuarlo. Abbiamo una banda che si fonda su almeno una 40 di elementi, quindi siamo sempre pronti quando ci chiedono un servizio anche nei paesi vicini e anche un pochino più lontani. Noi siamo sempre pronti perché un minimo di suonatori riusciamo sempre ad averlo. In più quest'anno abbiamo una banda che viene da Treviso, da Maser per la precisione, poi abbiamo una banda francese da Bonville e una banda dalle parti di Lanzo, di Caffasse, poi una street band da Chieri e la General Vincent Marching Band. Il clou sarà la domenica pomeriggio. La domenica pomeriggio con, speriamo, il finale sugli scalini del castello, ma su questo non siamo ancora certi al 100%, però lo speriamo, il 90% dovremmo farcela. Il weekend, l'8-9 giugno, sì, raduno bandistico a Racconigi, ma anche il trentennale del gemellaggio con la città di Bonville. Sì, sono 30 anni di amicizia che celebriamo appunto in occasione del raduno bandistico. Abbiamo approfittato dell'occasione per mettere in moto le più grandi celebrazioni che meritano questa amicizia. È una straordinaria attività quella che abbiamo quotidiana con Bonville. Stiamo facendo anche dei progetti Alcotra insieme, stiamo facendo dei progetti di integrazione, di prodotti e quant'altro, per cui vogliamo appunto approfittare di questa grande occasione per celebrare questa grande ricorrenza che sono i 30 anni di amicizia. E loro saranno presenti a Racconigi? Saranno presenti in massa a Racconigi, verrà il sindaco con una grande delegazione, verrà appunto la banda come per il raduno bandistico, verranno molti cittadini, ci aspettiamo un centinaio di francesi per quell'occasione. Nella giornata del 9 giugno troverà spazio anche hobby creativo, in cosa consiste? L'hobby creativo consiste in uno spazio sulle varie piazze del paese dove ci saranno degli stand, delle bancarelle di questi hobbisti fai da te a casa, che ci sarà chi è appassionato del trenino, chi delle costruzioni delle casette, insomma del bricolage, del decoupage, di tutte queste cose. Volevo anche ricordare che il mattino inizia già dopo la messa in chiesa San Giovanni. Durante le manifestazioni per il 30° anniversario l'intervento del coro Le Verne di Racconigi e del coro Eva di Bonville. Anche nel 2019 il comune di Brasso osterrà le famiglie in difficoltà nell'affrontare situazioni di emergenza farmaceutica. Il voucher farmaci sarà utilizzabile per l'acquisto di farmaci da banco e di fascia C con o senza ricetta medica e per i parafarmaci. A ciascuno beneficiario sarà assegnato un contributo massimo di 150 euro da utilizzare nel corso di un anno solare. Possono fare domanda i singoli e i nuclei familiari che siano in possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di maggiore età, residenza nel comune di Brada almeno 12 mesi, cittadinanza italiana o regolare titolo di soggiorno, ISEE non superiore a 10.000 euro. Le domande possono essere consegnate dal 12 giugno al 19 luglio 2019, dalle 8.45 alle 12.45 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì presso il comune di Bra, negli stessi uffici e sul sito del comune di Bra, alla sezione servizi alla persona. È inoltre disponibile la modulistica per presentare la domanda ed il bando che specifica tutti i requisiti per accedere al contributo. Ed ora il cinema. Domani, venerdì 7 giugno alle ore 21 a Santo Stefano Belbo, per la rassegna Voci dai libri si proietta il docufilm Un anno in Valmaira di Andrea Icardi. Circa 50 giorni di riprese sparsi tra tutte e quattro le stagioni per circa 100 ore di materiale girato e una cinquantina di persone coinvolte.
sono i numeri di Un anno in alta Valle Maira, documentario realizzato tra il 2017 e il 2018 dalla Fondazione Acceglio per la regia di Andrea Icardi ed il coordinamento di Francesco Revello e Carmen Balotti. Domani, venerdì 7 giugno alle 21, nella chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo di Santo Stefano Belbo, sarà proiettato nell'ambito della rassegna Voci dai libri. Grazie alla collaborazione di Bruno Rosano, autore di numerose guide sulla Valle Maira, sono state riprese le zone più impervie e nascoste dell'Alta Valle, nella maggior parte dei casi con un drone, mentre grazie all'intervento del geologo e guida turistica Enrico Collo, che introdurrà la serata, sono state esaminate dal punto di vista scientifico le rocce e la conformazione dell'intero territorio. Il viaggio nel documentario parte dal museo La Maison d'Ambot di Chialvetta, realizzato nel corso di oltre mezzo secolo da Rolando Comba, e continua attraverso le stagioni, da gennaio sino alla fine dell'autunno, passando in rassegna le caratteristiche dell'Alta Valle, dallo sci alpino sul Monte Chersogno alle cascate di Stroppia, dalle guglie affilate della Meia ai laghi di Resile e Roburent, dalla Torre Castello dell'Oronaie, passando per l'allevamento di cavalli Meres di Fortunato Bonelli e le varie attività che si possono svolgere tra gli scenari incontaminati della valle. Andrea Icardi, laureato in cinema presso il DAMS di Torino, ha collaborato con La Stampa, è autore anche del Filo Rosso sulla campagna elettorale dei Democratici di Sinistra, On the Road sull'ultimo congresso dei DS, ma ha anche realizzato nel 2009 Cesare Pavese, ritratto 100 anni dalla nascita, Perché mi piace, cose buone da raccontare con Oscar Farinetti, e Alluvione 20 anni dopo, e ancora Matteo Olivero, ritratto di un pittore. Proprio di Olivero, al termine del film, Antonio Musari presenterà la mostra dedicata al pittore della Valle Maira, che sarà inaugurata il 19 giugno alla Pinacoteca dell'Accademia Albertina di Torino. Un'ultima notizia prima di chiudere, parliamo di sport. Domani, venerdì 7 giugno, prende il via Play the Games, manifestazione organizzata da Amico Sport, che vedrà sfidarsi oltre 500 atleti Olympics a Cuneo e Borgo San Dalmazzo in competizioni di nuoto e bowling. Si tratta di un evento con diversi appuntamenti in tutta Italia che rappresenta un reale e prezioso strumento per sensibilizzare il territorio per promuovere la cultura dell'inclusione. I team partecipanti arrivano da tutta Italia. Si comincia venerdì con le gare preliminari di nuoto dalle 14 alle 19 a Cuneo, gare che proseguiranno poi sabato dalle 8.30 fino alle 17. Sempre sabato il via anche alla competizione di bowling al Queen Touch di Borgo San Dalmazzo. Poi alle 18.30 la cerimonia di apertura ufficiale dei giochi, che si svolgerà in via Roma a Cuneo. Domenica sono poi in programma le finali e la conclusione della manifestazione. Con questa notizia è tutto dalla nostra redazione per questa edizione del notiziario. Grazie per averci seguito e buona continuazione con la nostra programmazione.